Benvenuti su Asobu. Un po' più lontano. Oggi facciamo la recensione delle carte di questo gioco che si chiama Hearthstone, che molti lo conoscono, molti no, ma questo è per chi lo conoscono. Dell'espansione Witchwood, che si diventa Bosco Tetro per qualche strana ragione, perché in realtà se cercate Witch, cosa vuol dire strega, e se cercate wood vuol dire legna, quindi dovrebbe essere strega legna. Gli eroi di Hearthstone sono Jaina Marefiero, che è la maga, poi c'è Rexxar, che è il cacciatore, poi c'è Uther, l'araldo, che è il paladino, in realtà non è un araldo, poi c'è Malfurion, che è un druido. Poi c'è Gul'dan, che è un stregone cattivissimo. Poi c'è Thrall, che è uno sciamano. Questa, non questa, la sinistra. Poi c'è Anduin. C'è Anduin, che è un sacerdote, un prete. E poi c'è Valera Sanguinar è una ladra, però secondo me nel tempo libero si dileggia a fare la mignotta. Cominciamo, le carte sono divise in ordine sparso. Questa per esempio è del cacciatore. Cominciamo. Dunque, il maestro dei segugi Shao. Maestro dei segugi Shao, gli diamo 5. Perché è l'unico numero che manca, 3, 4, 6 e 5 è il voto giusto. Emerys è molto bello, è un drago, ha 8-8 e mi piace questa rotondità, quindi gli diamo 2. Giustamente 2-8 e il voto è 2. Fabbricante di tossine, vorrei sapere come le fabbrica queste tossine. Sono biologiche oppure no? In attesa di sapere queste informazioni, gli diamo 4 come voto perché è bello. La trappola per ratti è importante, interessante, perché è pensata per essere giocabile anche da chi non ha molti soldi, molte carte. Infatti è molto semplice da fare anche a casa, basta avere una cassa di legno, del formaggio e un bastoncino e i topi arrivano, quindi gli diamo 5 perché è una carta pensata anche per chi ha appena iniziato il gioco. La cacciatrice di Borgo Tetro ha un problema fisico perché ha una vita troppo sottile e quindi secondo me non andrà lontana, mi dispiace. Come voto le diamo 1 sperando che si riprenda presto. Nel colpo d'ali ci sono delle cose sull'immagine, tipo il drago di prima che era molto bello. Mi piace questa carta, siccome infligge 4 danni ma costa 1 se è morto un servitore in questo turno, gli diamo 5 che è 4+1. Questo è, guardate il continui rimandi di Blizzard a se stessa, qua c'era il drago di prima, Emerys. Questo invece è il cane del maestro Shou, eccolo qua, vedete, ve lo cerchio, voi trovatelo, io ve lo cerchio e poi lo troviamo insieme. E quindi gli diamo come voto, siccome ha 2-1, gli diamo 6. Qua c'è un orso, gli orsi sono pericolosi, è meglio non averne a che fare e quindi gli diamo un 4 tattico senza neanche starci a pensare troppo, come il suo costo. Questa carta è palesemente ripresa, fra l'altro siamo passati alle carte del druido, è palesemente ripresa dalle arpie di Yu-Gi-Oh! Che siccome le censuravano, mi aspetto anche per lei una censura, se no non posso mandare il video online con questo stacco di coscia notevole. In ogni caso mi confonde un pochino con la sua simmetria generale, tra il drago che va un po' di qua invece no, insomma, questa carta è un po' un macello graficamente parlando, l'avrei fatta più rettangolare, perciò gli diamo 0, esattamente come il
il voto che il gioco, il costo del... Va bene, andiamo avanti. Il corvo tenebroso è cieco. I boschi fatui, dal momento che evoca un fuoco fatuo per ogni carta nella tua mano, gli diamo 5, che è il numero delle dita che stanno in una mano. 3, 4 e 5, sì, è giusto. La guida della foresta ha 1, 6, e infatti eccolo qua, è un solo 6. E alla fine del turno entrambi i giocatori pescano una carta. Dal momento che ci sono questi uni ricorrenti, come voto gli diamo 1. Ora delle streghe, non ho l'orologio, non posso, questa carta non posso valutarla. Mela di bosco tetro, dal momento che ho visto che c'è il fumo qua, è appena uscita dal forno, è ancora un po' calda, aspetterei la fine del video che sia un po' freddata per dare un voto. Siamo arrivati alle carte del... alle carte del ladro, della ladra, della mignotta, come volete. Collezionista di volti. Infatti vedete che ha 1, 2, 3, 4, 5 volti, tutti più o meno diversi. Non ingannerebbe nessuno perché, insomma, il corpo verde non sei molto... non ti mimetizzi un granché bene con il volto. Cioè, insomma, si vede che non sei tu veramente. Però, dal momento che... si è impegnato molto per costruire queste maschere, le fa da solo, ha un canale YouTube, vi metto il link in descrizione, gli diamo 5 per l'impegno nel fai da te. Ricercato, scritto tutto maiuscolo, con una foto di un tizio con dei baffi incredibili, ci credo che sei ricercato, vorranno capire come cazzo hai fatto avere questi baffoni notevoli. Gli diamo 3. La naufraga maledetta è storicamente inaccurata perché è un pirata, ma è anche una donna e non mi pare ci fossero donne pirata. Donne pirata. Sembra che ce ne fossero di donne pirata, tipo Cinchish. Cinchish. Ci diamo 4 perché sta combattendo contro la discriminazione sessista. Colpo basso è il colpo che dà la naufraga agli uomini, perché lei è donna e lo sa che un calcio sui coglioni fa un sacco male. Gli diamo 2, ma siccome ha eco, gli diamo 2, eccetera. Gatto nero, gli gratto un po', e poi gli diamo 3, per ovvie ragioni, perché ha 3-3 e ha effettivamente 3-3 nella carta. Il corvo molesto mi ricorda quello di Game of Thrones, dove muoiono tutti, quindi mi gratto un'altra volta. Il gargoyle della cattedrale, grido di battaglia, ottiene provocazione e scudo divino se hai un drago in mano, ma lo scudo divino non è insomma molto corretto nei confronti di chi ha avuto problemi di alcolismo, cioè più o meno tutti i giocatori di Hearthstone che io sappia, e quindi gli diamo 1 perché... può far ricadere alcuni nel baratro. La predica la fai a qualcun altro, per cortesia, io gioco quanto cazzo mi pare, quindi 1 per lui. La campana d'allarme mi pare giusto che abbia eco, è coerente con la lore della campana, e quindi gli diamo 5. La signora in bianco... Tempo, qua non posso... Scusate. Doveva essere un video umoristico, ma... Cioè, questa carta è un qualcosa di imbarazzante. Voglio dire, ma lancia fuoco interiore sui servitori del tuo tutti. Costo 6, body 5-5. Stiamo parlando di una carta del prete che ha sempre avuto, da che mi ricordi, su Hearthstone, le carte migliori del gioco. Ma che cazzo gli dai la signora in bianco? Ma cos'è? Ma non ti sembra equilibrata sta cosa? Ma non è possibile, ma vi drogate. Io boh. Fuoco interiore su tutti i servitori del mazzo, scambia l'attacco, che poi ce ne sono poche di carte. Cioè, la cosa, la custode quella lì 1-3, che peschi uno quando curi un servitore, diventa un 3-3. Costo 1. Ci sono un miliardo di carte che sono tipo 1-6 nel coso, nelle prete, e vanno a 6-6. Cioè, ma io sono scioccato da questa carta. Questa carta è ingiusta e scorretta nei confronti di tutti quanti i giocatori di
Hearthstone, che non vogliono giocare prete, si troveranno dei preti pompati in una maniera allucinante, che già non era abbastanza la combo, quella raddoppia la salute, scambia attacco e salute, ti va a faccia con le merde del... Ok, mi sono sfogato abbastanza, torniamo a... Signora in bianco è la sorella della signora in giallo. Camaleon... Qua forse volevo dire camaleonte. C'è stato un errore di digitazione che non mi aspettavo da Blizzard. Quindi gli diamo 2 sperando che lo correggano prima della release. La falena splendente è... Mi ricorda un po' quella di Dark Souls 1, che non era molto forte. Quindi secondo me gli diamo 3 più o meno. Incubo vivido, cioè la violenza su questo povero gli animali, chiamiamola Peta per cortesia, sta soffrendo palesemente, non mi piace questa carta, gli diamo 1 come la salute restante del testo. Spezzabara, non si capisce se gli è entrato di testa con violenza oppure se è uscito, se sta scappando, potrebbe essere perché è uno zombie. In ogni caso è un'ottima carta che ha un buon costo. In ogni caso è una carta che ricorda i becchini, quindi di nuovo una grattatina è d'obbligo. Acqua santa, no grazie, non ho sete. 2. Agatha la strega. Agatha 3. Plasma Pantano sta lanciando una Kamehameha potentissima e quindi gli diamo 5 perché è notevole che l'abbia imparata da solo. La Murena Scossa Buia presenta un'incongruenza dal momento che richiede la meccanica a costo pari e poi la sua salute è dispari. Gli diamo un voto pari, cioè 3. L'apprendista strega non è molto brava come strega perché si è trasformata da sola in un rospo, in una rana. Perciò le diamo 2 sperando che si applichi di più nel prossimo quadrimestre. Glinda Corvo Manto, che è la sorella di Corvo Nero di Harry Potter, e pertanto 10 punti a Grifondoro. Sir Godfrey è un cacciatore di Bloodborne, non so come altro definirlo, e pertanto io vi invito a guardare la serie di questo canale dedicata a Bloodborne, che adesso fra l'altro ricomincia senza una ragione apparente e che è molto divertente, un po' come l'effetto di questa carta, che sostanzialmente c'è scritto "vai bestemmiare il tuo avversario". Gli diamo 5, andate a vedere la serie di Bloodborne che è bellissima. 5 come costo del ragno Tela Morte, che non te la manda a dire. Pertanto gli diamo 2 per la battuta triste, non mi veniva in mente niente di meglio. La strega del sangue infligge un danno al tuo eroe all'inizio di ogni turno, probabilmente perché ha delle mele col verme e quindi non fa bene alla salute mangiare le mele col verme, ma dove l'hai comprata la prossima volta controlla prima di pagare. Gli diamo 3. Grido di battaglia del pipistrello del Vespro: se il tuo eroe ha subito danni in questo turno evoca 2 pipistrelli 1-1 che se si attaccano ai capelli dell'avversario è bene, però siccome potrebbero attaccarsi ai tuoi non so quanto possa trovar gioco, ragion per cui gli diamo 3. Baku, queste sono le carte classiche, le carte senza una classe, cioè per gli stronzi. Baku la Mangialune potrebbe essere un grande serpentone, oppure potrebbe essere un vermino se questo fosse un modellino molto molto piccolo. In ogni caso costa tanto e ha dei numeri molto alti, perciò non penso che possa essere una brutta carta. Gli diamo 1. Gen Manto Grigio, un altro riferimento a Bloodborne, andate a vedere la serie. Se il tuo mazzo ha solo carte costo pari, il tuo potere originale costa 1. Questo però è un po' contro la meccanica di Hearthstone, che deve pensare un po' anche a chi non ha
non ha i soldi per comprare solo le cose originali e vuole delle imitazioni, e quindi gli diamo due perché è un po' di parte. Invece, ecco, vedi, la ladra, ci hanno pensato, hanno detto, la ladra d'anime utilizza una copia della mano dell'avversario, perché non è detto che tu debba avere la stessa, proprio la stessa mano. Potresti avere una copia comprata dal cinese, perché non avevi soldi per comprare quella vera, quindi gli diamo 5 perché è buona per chi ha appena iniziato il gioco. Mille. Questa amalgama dell'incubo a tutti è una carta per tutti: l'elementare, robot, demone, Marlock, drago, bestia, pirata. Elementare, robot, demone, Marlock, drago, bestia, pirata e totem. Quindi il voto è 8. Mi pare ovvio il motivo. La cacciatrice di mostri non sono furri, quindi non mi piace queste donnine un po' così pelose. Diamo 2. Rasati, per favore. Calderone della strega, per dargli un voto definito ci sarebbe bisogno di sapere gli allergeni. Quindi vorrei, se sul retto della carta per piacere mi mettete le componenti della ricetta del calderone, grazie, così posso vedere. La milizia fantasma è morta una volta, morirà di nuovo. Ci sono fantasmi, non mi sembra una carta molto intelligente da avere nel proprio mazzo, cioè non sono dei grandi soldati evidentemente. Gli diamo 3 come il loro costo di mana, proprio perché cerchiamo di essere equilibrati. Verme scaglioso è venuto in sostituzione del verme petaloso, che non è potuto passare perché era impegnato alla crusca. Gli diamo 4 perché sempre mi piace il fatto che abbia tutta questa rotondità. 4 4 4, che mi ricorda la pubblicità, 4 stelline, 4 paperelle della Vodafone di tanto tempo fa con la gnocca in mutande. Questa non si sono neanche impegnati a tradurla, perciò gli diamo 1 perché non, insomma, dai, fate uno sforzo per chi non parla l'inglese. Guardia re di Gilneas è un 838, siccome mi ricorda gli 883, che erano un gran bel gruppo. Gli diamo 5 per il riferimento agli anni 90, che mi piace tanto. Coltivatore di zucche non mi sembra una carta molto competitiva, insomma, la zucca è un piatto un po' così, un po' in sapore, se non la sai cucinare, quindi è un po' difficile. Melo Marcio è il fornitore di mele della strega del sangue di prima, infatti vedete che è marcio lui, non potranno essere buone queste mele. Essendo marcio però dovete capire che vuol dire che è anche biologico, perché non ha i veleni, le cose che non l'avrebbero fatto marcire. È un po' un dualismo, il biologico fa bene ma fa male, quindi bisogna considerare questo. Gli diamo 4. L'automa meccanico è pleonastico, come cioè è un automa, si sa che un automa è anche meccanico, perciò gli diamo 1, ma dato il suo effetto diventa 2 perché raddoppia tutti i danni, le cose varie. Lo spiritello di Bosco Nero, e se non sbagliate metterlo in questa espansione, perché l'espansione si chiama Bosco Tetro, quindi non capisco il motivo di mettere uno spiritello di Bosco Nero. Evidentemente è un errore, questa carta la leviamo subito. L'invoca corvi mette nel romano 2 servitori casuali da un mana. Mi ricorda un pochino il tizio di Sailor Moon quando se ne va con la tuba. Me ne va, ciao. Perciò gli diamo 4, che è il numero delle Sailor. Sailor Moon, Mercury, Urano e Giove. E poi boh, forse ce n'era un'altra, ma non sono un grande fan di Sailor Moon. La messaggera Lesta mi ricorda Aloy di quel gioco molto bello che si chiama Horizon Zero Dawn, e perciò gli diamo il voto che avrei dato al gioco Horizon Zero Dawn, cioè un bel 10 pieno, perché è un gioco interessante a cui giocare.
muta magia. Non posso parlare, muta. E abbiamo finito l'espansione. Sono molto contento di questa espansione perché è formata di carte molto forti che sicuramente potranno dare una svolta a Yu-Gi-Oh! Mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di condividerlo e di partecipare al nostro giveaway in cui diamo un'espansione, diamo un preordine dell'espansione. Per partecipare bisogna iscriversi al canale, quindi prima vi iscrivete, prima parte il giveaway, sicuramente partirà perché ho i soldi da spendere, non c'è dubbio. Voi iscrivetevi, poi vediamo, insomma, ecco, se la mamma mi dà i soldi per il giveaway. Ciao.